Bella ragazzi, sono Joe e questo video molto particolare lo devo trattare con pinze per non evitare delle incomprensioni tra di noi. Riguarda il setup e gli italiani. Allora, innanzitutto il video vediamo gli italiani e i setup. Gli italiani sono, vabbè, tutti i player dell'Italia, escluso me perché sono del Congo. E comunque, e infine il setup. Che cos'è il setup? In pratica dei ragazzi entrano in lobby da te e rimangono ultimi su cerchi e distruggi, su deathmatch, eccetera eccetera, per farti fare trickshot. Tu li posizioni dove vuoi, loro si mettono là, stanno, piazzano la bomba, disinnescano, fanno come dici tu. Allora, sinceramente io, ovviamente, come penso tutti player del mondo, ma di tutti, ho fatto setup su Call of Duty Black Ops 2 e su MW2, su praticamente tutti i COD ho fatto setup, e sinceramente un po' me ne vergogno, perché non è una bella cosa da dire, perché non è anche un bel modo di giocare, pensando qual è l'ideale dei trickshot, cioè di andare online e riuscire a far trickshot a uno che si muove. Questo qua secondo me è l'ideale, però ovviamente non sono nessuno per giudicare come voi giocate o come gioco io, perché anch'io ho fatto setup, ovviamente. Non ho fatto che io stavo fermo il coglione e sparatemi. Cioè no, sono, diciamo, persone joinavano da me e rimanevano ferme. E vi spiego io cosa ne penso. Allora, è giusto che alcuni player giocano col setup, è giusto che alcuni player giocano senza setup. Secondo me ognuno è libero di giocare come cazzo vuole, perché ragazzi, abbiamo perso veramente il concetto di gioco. Cosa stiamo facendo noi sulla play? Stiamo scalando il mondo, stiamo arrivando in cima del mondo, stiamo arrivando i più forti, è una competizione? No ragazzi, è un gioco, e quindi non vedo come delle persone possono andare a dire a quello che schifo di clip l'hai fatta setup, quello là è mio amico. Ragazzi, è un gioco, non capisco perché accanirvi contro verso una persona che non gioca come voi, o magari gioca come voi e lui lo ammette. Io non do ragione a chi fa setup e non do neanche ragione a chi non lo fa. E sono ovviamente dei pareri personali, ognuno può giocare come vuole. Io ovviamente non sono nessuno per dire come devi giocare, perché io ho giocato in tanti modi. E questa cosa, sinceramente, diciamo, la cosa che mi dà più fastidio è magari che adesso io cerco ovviamente di giocare senza setup, perché ovviamente avendo 3500 iscritti, se uno che mi odia vede che ho qualche partita, ho fatto setup, ha subito l'occasione pronta per sputtanarmi. Anche che, vabbè, sputtanarmi di cosa? Si usa far così in Italia, perché ci sono persone che, se tu giochi in un altro modo di come giocano loro, ti cercano di mandare rovina, ti diventano hater. E quindi è colpa anche dell'Italia. Ovviamente sto parlando solo dell'Italia, ragazzi, perché all'estero il setup è ovunque. Cioè, su MW2 ad esempio giochi 4 giocatori o 6 contro giocatori contro uno, che addirittura è la seconda Xbox di uno dei 6 giocatori, che hanno 2 Xbox e quindi uno fa setup. E nel mondo è pieno di clan dove fanno trickshot solo ed esclusivamente setup. Ad esempio Genesis, che è uno il mio clan preferito, tutte le clip che ha in trickshot ovviamente sono tutte setup. Ma perché dico ancora che è il mio clan preferito? Perché fanno cose assurde in setup, e quindi non vedo perché accanirsi contro di loro, che fanno cose belle, mi piace da vedere, ma hanno, diciamo, un piccolo aiuto col setup. E quindi non ha senso accanirsi verso di loro, ma non ha senso neanche accanirsi verso uno come me, ad esempio, oggi, che non vuole il setup. Stavo giocando in 6 su cerchi e distruggi, entra un amico di uno in lobby e i ragazzi dicono: va bene, dai, setup. Io dico: no ragazzi, sinceramente a me mi scoccia che setup. E allora fanno: dai Joe, fai il serio, non rompere i coglioni, fallo setupare. Cioè, a me sinceramente mi ha scocciato sta cosa. Ovviamente sono uscito dalla lobby, perché non mi sembra giusto che, se io voglio giocare in un modo che, tra virgolette, è il modo ideale in cui bisognerebbe giocare, non mi sembra giusto che delle persone vengano a insultarmi, a rompermi i coglioni, perché io voglio giocare così e non voglio giocare come giocano loro. Ed è questo principalmente il motivo di questo video. Ragazzi, non dovete incazzarvi se un giocatore gioca in setup, o viceversa, se un giocatore non vuole il setup quando ne avete l'occasione, perché ognuno è libero di giocare. Ragazzi, giocare, ricordatevi che questo è un gioco, non ha senso incazzarsi, rompere i controller, cosa che ho fatto anch'io, ma è ad adesso che sto capendo che sono un coglione. Rompere i PlayStation, controller, insultare veramente tanto, cioè tipo i classici romani che insultano in qualsiasi modo i nemici, soprattutto le madri, solo perché magari le uccidono mentre fanno trick. Ho capito, ci può stare che ti incazzi, ma madonna, calmati. Cioè, oggi ne ho visto uno, il classico romano, 12enne. Oh, che pezzo di merda, la madre muore, la vengo a prendere. Cioè, calmati, è un gioco. Ragazzi, spero che questo video non, diciamo, non sia contro nessuno, ovviamente, non è
provocatorio, non è cercando liti tra di noi, voglio solo farvi capire il mio pensiero, voi potreste averne un altro. Magari fateci un video risposta e scrivetelo nei commenti che lo andrò assolutamente a vedere perché mi interessa sapere il vostro parere. Scrivetemi nei commenti se o se non giocate con setup, io almeno io l'ho ammesso, io ho fatto alcune clip in setup. Non ve le farò vedere perché sinceramente le clip le ho quasi tutte perse dopo che è uscita Advanced Warfare. E comunque questo gameplay sotto è una partita di Advanced Warfare carina, dove ho fatto un bel po' di fail di feed. E nulla ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e magari spero apprezziate la mia idea. Lasciatemi la vostra nei commenti. Da Joe è tutto, bella.